Alessandro Rossi, microfoni della SDAC, Scuola d'Arte Cinematografica di Genova, qui a Voci nell'Ombra, 24esima edizione. Bentornato Alessandro. Grazie, bentrovati. È la quarta volta che partecipi, che vinci, sì, un premio del 2011, 2015, 2021, sempre per direzione e adattamento. Sì. Il lavoro di quest'anno è Asteroid City di Wes Anderson. Com'è stato lavorare a questo grande e professionalissimo prodotto? Ma è stato molto molto impegnativo, è impegnativo sempre, però è chiaro che quando hai dei prodotti particolari come un film di Wes Anderson la questione diventa un pochino più complessa. Lo è stata a molti livelli, sia perché appunto è già difficile di suo, il linguaggio è molto ricercato, non c'è mai nulla di casuale. E le scelte che poi ritrovi nella regia del film le trovi prima tutte nel dialogo, nel modo in cui parlano, nel ritmo del loro modo di parlare, che è davvero molto molto impegnativo, è proprio molto difficile. E è molto ermetico, a questo, molto ermetico spesso, quindi a questo si è aggiunto il fatto che, come accade raramente, però ogni tanto accade, questi dialoghi sono stati fatti con un rapporto molto stretto con la regia. Spesso quando si tratta di prodotti in cui la regia è abbastanza presente, di un certo tipo di film, si adotta la tecnica della back translation, cioè si scelgono, la regia sceglie alcune key phrases che vengono dell'adattamento della lingua in italiano, quelle frasi vengono ritradotte in modo che il regista possa valutare quanto rispetto al suo copione originale sia slittato il significato nella traduzione italiana. Per Asteroid City questo lavoro è stato fatto non solo sui key phrases ma su tutto il copione, ed è stato fatto con una tecnica che in genere è quella che si utilizza per gli articoli universitari, cioè è stato scelto un traduttore esterno che non aveva visto il film, che non conosceva il mio lavoro, gli è stato dato il copione e è stato detto traducilo, proprio per evitare qualsiasi tipo di contaminazione che in qualche modo potesse anche inconsciamente far riaccostare all'originale chi faceva la traduzione. Un lavoro preventivo per evitare, esatto, proprio questo. Quindi diciamo da quello sono nate tutta una serie di limature, e quindi è stato un work in progress molto impegnativo e molto, ma anche molto lungo, sfidante. Anche lungo come tempistiche? Anche lungo, anche lungo. E quei tempi di oggi come avete... Ma i tempi di oggi sono una cosa relativa, i tempi di oggi ci sono su certi prodotti, su altri prodotti questi tempi non ci possono essere. Il suo film è un po' più indipendente, quindi cioè poteva... È evidente che... No, è chiaro che poi c'è un'uscita, eccetera, però su prodotti di questo genere ci si muove per tempo, in linea di massima. È stato... Com'è lavorare soprattutto quando c'è un cast anche così variegato ma anche importante? Che lui usa sempre degli attori, sì, conosciutissimi, e quindi probabilmente anche loro... Insomma, bisognerà avere anche un rispetto forse anche proprio per questi personaggi che non sono personaggi standard, ma anzi un po' più, hanno una luce un po' diversa. I cast di Wes Anderson sono cast all stars, e lo è anche il doppiaggio, anche il mio doppiaggio però è più stimolante al doppiaggio, ed è molto bello, devo dire che quindi è fatto, insomma, è fatto sempre super professionisti come sempre. Il problema è che anche loro sono stati molto sfidati dal lavoro che ha fatto Anderson. La regia di Anderson ha imposto, è un termine sbagliato, ha scelto un modo di recitare degli attori estremamente particolare che ritrovavi in tutti i personaggi. Una recitazione molto tesa, velocissima, con pochissime pause, pochissimi respiri. E questo rende per il doppiatore italiano ancora più difficile lavorare su quel prodotto. E siamo dovuti, in alcune fasi, abbiamo dovuto ricorrere a degli artifici tecnici per consentire, ad esempio, che una frase lunga 6 righe fosse fatta su un solo fiato, come in originale. L'americano
è una lingua, l'inglese è una lingua più gutturale e monosillabica, sono tante monosillabi messi uno accanto all'altro, questo ti consente di recitare spendendo molto meno fiato. L'italiano è il contrario, l'italiano è fatto di parole lunghe e frasi che si compongono una sull'altra, hanno bisogno di essere dette, ci vuole il doppio del fiato. E è stata una grande sfida vinta. Ma gli americani, viene qualcuno, qualche ambasciatore americano a controllare? Ma in alcuni casi ci sono dei supervisor, io ho lavorato in collaborazione con il capo ufficio edizione della Universal Pictures, che era Barbara Casucci, che mi ha dato il film, che insomma ringrazio per avermi dato questa possibilità, e lei ha seguito tutto il doppiaggio naturalmente. Ma è stato il film più difficile da realizzare quest'anno oppure ci sono state delle sfide più grosse? O negli ultimi anni? Una delle cose più belle del mestiere che faccio è che ogni volta è una sfida. E quella è la parte più... E ognuna ha le sue grandi difficoltà. Ma una sfida in particolare molto grossa? Allora, sicuramente questa di Wes Anderson. Sicuramente io ho doppiato 5 o 6 film sia come dialogo che direzione di Ken Loach e ognuno di loro è una sfida assoluta, è una montagna. Ogni volta che vedo un film di Ken Loach mi sembra di avere avanti l'Everest, dico Dio che devo arrivare lassù, perché è costruito a livello di dialogo, a livello di recitazione, a livello di scelta delle voci, a livello di gestione di queste voci, del collettivo delle voci, è sempre una sfida enorme. Il 60% almeno delle persone con cui lavora Ken Loach non sono attori professionisti, recitano meravigliosamente, che lui li gestisce in un modo straordinario, ma per noi che lavoriamo con attori professionisti non è la stessa cosa, anche perché per doppiare un'altra persona serve un attore professionista e il doppiaggio è molto particolare, richiede un bagaglio tecnico particolare che non consente al primo venuto di doppiare. Chiaramente. Invece come doppiaggio, qual è o quali sono i personaggi a cui sei più legato, che ancora non riesci a toglierti? Sarà allora, qualcuno? Al di là dei fan che ti chiedono e ti riconoscono sai, questa cosa dei fan, io ho iniziato a fare il doppiaggio a un certo livello a metà degli anni 80. In tutta quella fase lì, fra gli anni 80, anni 90, cioè, c'è stata tutta una parte di cinema, no? Che è estremamente che è vissuto su figure molto iconiche, no? Pensa a Schwarzenegger, sì, certo. Pensa no? Robocop, cioè tutta una serie di personaggi che vivevano sulla frase chiave, sulla frase che colpiva. Io ho avuto la fortuna di farlo. Vieni con me se vuoi. La mia carriera, diciamo, da un certo livello in poi è nata con una cosa del genere, no? Quando il russo di Rocky 4 diceva 5 battute, sì. Una di queste 5 era io ti spezzo in due, però è diventata, il giorno dopo stava sul giornale, esatto, tutti la sanno, certo. Quindi sai, è questo, io sono legato proprio perché la mia è una carriera abbastanza lunga, ormai comincia a essere vecchio, e chiaramente a tanti personaggi, molto 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 sono legato a Biff di Ritorno al Futuro, perché è stato uno dei primi personaggi sfidanti, molto, certo, sfidanti. Su Ritorno al Futuro 2 faceva 6 parti quell'attore. Vero, quindi sì, ho fatto 6 Biff diversi, una goduria, una cosa meravigliosa all'inizio della carriera. Sono molto legato a Liam Neeson, perché anche soltanto i 3 provini che ho fatto per riuscire ad arrivare a doppiare Schindler's List. È il primo film in cui l'hai doppiato, Liam Neeson, quello? Sì. E ho fatto 3 provini per riuscire a farlo. Tutti mandati in America, ogni volta più difficili, ogni volta più complicati, è stata una cosa che mi è rimasta dentro, me la sono portata e me la porto ancora tuttora dentro. Boh, il nero del miglio verde, Arnold è un amico ormai. Per me. È capitato di incontrare questi attori? Guarda, Schwarzenegger sì, ci siamo stretti la mano, però insomma niente di che. Poi sì, ho incontrato Samuel L. Jackson. Basta. Ok. Ma sai, voglio dire, insomma,
Il doppiaggio, il loro è un mercato mondiale, l'Italia è una cosina piccola, però loro e però ci ritengono invece molto, beh, intanto la distribuzione italiana è molto importante per i film americani. Assolutamente. Per no, quanto no, non no, siamo non uno stato così grande, non per sto loro sminuendo. Siamo... Ti sto dicendo che però sai, io sono un po' insofferente quando ci stanno, a volte ti dicono, no, tu hai migliori l'attore, oppure ah, se non c'eri tu quell'attore. E io lo trovo, francamente, è una cosa proprio che non accetto, nel senso che Schwarzenegger è una star internazionale, è stata una star mondiale, non credo che abbia giovato tanto del mio doppiaggio. Bisogna chiederlo al pubblico italiano, però. Sì, forse, ecco, in Italia sicuramente, ma insomma parliamo davvero. Perché se di Schwarzenegger un mercato, passasse qua, gli diranno le frasi, le tue frasi gli dicono dietro. Quindi, ma per parlare degli ultimi anni con le celebri frasi di Thanos, brevi frasi ma dal grande successo, anche sì. Una piccola frase riesce comunque a essere notevole e iconica per far immortalare anche un attore, che comunque nel pubblico anche una frase detta da esterno uno fa ricordare l'attore magari che certo, poteva non avere quel successo lì. Forse. Va bene, Alessandro Rossi, noi ti ringraziamo tanto per aver parlato ai microfoni della SDAC, Scuola d'Arte Cinematografica di Genova. Ci vedremo questa sera alla cerimonia, Voci nell'Ombra, 24esima edizione. Un'ultima domanda, per te questo festival quanto è importante? Per me è molto importante perché mi sembra, ci sono tanti premi, sono tutti belli, tutti interessanti, eccetera. Questo in particolare mi sembra quello che ha lo sguardo più completo sul doppiaggio, che affronta il doppiaggio non solo dal punto di vista dello spettacolo, ma anche dal punto di vista di quello che è, dell'operazione culturale, di quanto poi costruire la versione italiana di un'opera straniera sia innanzitutto un'operazione culturale che ti coinvolge a tantissimi livelli, fra cui anche quello spettacolare, anche quello dell'attore, ma complessivamente è un'operazione che ha un certo peso. Voci nell'Ombra mi sembra l'unico festival che riesca ad accendere un faro proprio sull'operazione complessiva del doppiaggio. Mi sembra una straordinaria operazione. Grazie. Grazie a te.